Ti saluto, piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio. Lo darai alla luce e gli darai il nome Gesù. Com'è possibile? Io non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Colui che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio. Nulla è impossibile a Dio. Allora avvenga di me quello che tu hai detto. Come potranno capire? Hai paura, Maria? Sì. Un messia per liberare il mio popolo. Io vi ho detto la verità. Sta a voi scegliere se crederci o no. Non dipende da me. Io so. Dio me l'ha detto. Un angelo mi è apparso in sogno. Giuseppe, tu mi credi? Io proteggerò vostra figlia e il bambino con tutte le mie forze, ve lo prometto. Tu hai paura? Sì. E tu? Sì. Ti chiedi mai come faremo a capire? A capire che cosa? Che lui non è un bambino come tutti gli altri. Quello che mi chiedo è se sarò mai in grado di insegnargli qualcosa. Se sto facendo la tua volontà, dammi un segno. Figlio mio, avrai un uomo dal cuore buono e giusto che ti crescerà. Mio padre mi disse tanto tempo fa che ad ognuno di noi viene dato qualcosa. Riceviamo un dono. Il tuo dono è la creatura che è dentro di te. Tu che dono hai ricevuto? Nessuno se non la speranza di riceverlo. Una stella apparirà nella notte. Com'è la vostra fede adesso? Esultate! Vi annuncio una grande gioia. Oggi vi è nato, nella città di Davide, un Salvatore che è il Cristo Signore. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Abbiamo tutti ricevuto un dono.